La sicurezza in bicicletta è fondamentale, ma diciamocelo, anche i ciclisti più esperti possono cadere. E se succede? Niente panico! Ecco alcuni consigli utili per gestire la situazione. Prima cosa, valutiamo la situazione. Fermiamoci a bordo strada, respiriamo profondamente e assicuriamoci di stare bene. Se ci sentiamo storditi o confusi, meglio sedersi o sdraiarsi finché non ci riprendiamo. Poi, controlliamo se ci sono ferite. Se sono lievi, disinfettiamole. Se invece sono più gravi, non esitiamo a chiamare il 118 o a raggiungere il pronto soccorso più vicino. Un'ultima cosa, controlliamo la bicicletta. Assicuriamoci che non sia danneggiata e che sia sicura da guidare. Se ci sono danni evidenti, evitiamo il fai da te e portiamola da un meccanico. Punto 2. Chiamare aiuto. Se abbiamo gravi ferite o non ci sentiamo sicuri di continuare, il 118 o il pronto soccorso sono i nostri migliori alleati. Se invece le ferite sono lievi e ci sentiamo di continuare, possiamo chiedere aiuto a un passante o a un altro ciclista. La solidarietà tra ciclisti, si sa, è sacra. E ora, un po' di coccole per noi stessi. Applichiamo del ghiaccio sulle zone dolenti per ridurre gonfiore e dolore. Se necessario, un antidolorifico da banco può essere d'aiuto. Ricordiamoci di riposare e di dare al nostro corpo il tempo di guarire. Come si dice? Prevenire è meglio che curare. Indossiamo sempre il casco, guidiamo in modo sicuro e responsabile e stiamo attenti a ciò che ci circonda. E non dimentichiamoci di tenere la nostra bicicletta sempre in buone condizioni, proprio come faremmo con una Ferrari. Con un po' di attenzione e buon senso, possiamo ridurre il rischio di cadute e goderci le nostre pedalate in tutta sicurezza. Se questo video vi è stato utile, lasciate un bel mi piace e condividete nei commenti i vostri consigli. Ah, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e alla prossima pedalata!